ragazzi, benvenuti alla nostra nona lezione di storia. Mi auguro che abbiate passato una buona Pasqua, che vi siate potuti riposare un po', che abbiate mangiato anche del buon cioccolato. Io almeno ci ho provato, ma sparisce immediatamente in questa casa. Allora, dunque, dove eravamo arrivati? Nella scorsa lezione abbiamo affrontato la salita al potere di Mussolini. Mussolini nel 1922, 28 ottobre 1922, compie la marcia su Roma. Il 30 ottobre Vittorio Emanuele III gli consegna l'incarico di governo. In questa maniera Mussolini, in maniera legale, potremmo dire in maniera costituzionale, diventa il presidente del Consiglio del Regno d'Italia. Inizia così il periodo fascista, un periodo che segnerà la storia d'Italia fino al 1943 e poi ancora per altri due anni fino al 1945 e la totale sconfitta durante la Seconda Guerra Mondiale. Perfetto, iniziamo allora ad affrontare lo studio di questo regime fascista in Italia. Innanzitutto si è soliti dividere il periodo fascista in tre fasi: una fase chiamata legalitaria, una fase totalitaria e una fase imperialistica. La fase legalitaria va dal 1922, la marcia su Roma, fino al 1924, quando accadde il cosiddetto delitto Matteotti. La fase totalitaria va dal 1925, anno a partire dal quale vengono introdotte le leggi fascistissime, le cosiddette leggi fascistissime, e prosegue questa fase totalitaria fino al 1936, anno in cui si ebbe la guerra in Etiopia, la conquista italiana dell'Etiopia, la proclamazione dell'impero italiano. Naturalmente il totalitarismo continua anche dopo, però la fase che prende il via dal 1936 viene chiamata fase imperialistica. Parliamo oggi della fase legalitaria, ovvero parliamo dei primi anni di dominio fascista, i primi anni in cui Mussolini governa attenendosi alle leggi del Regno d'Italia. Per questo viene chiamata fase legalitaria. Mussolini governa in maniera legale. È salito al potere in maniera legale, perché il re gli ha conferito l'incarico di presidente del Consiglio, e esercita il suo potere in maniera legale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la democrazia in Italia, durante la fase legalitaria, c'è, è ancora attiva, ancora funzionante. Naturalmente c'è ancora una forte violenza di fondo dei fascisti, degli squadristi. Gli squadristi più radicali vorrebbero chiudere il Parlamento e fare un governo di soli fascisti. D'altra parte Mussolini in questa fase è contrario. Mussolini nella fase legalitaria governa attenendosi sostanzialmente alle leggi del Regno d'Italia. Una fase che quindi va dalla marcia su Roma, 1922, fino al 1924, delitto Matteotti. Sono due anni di governo legalitario. Dunque Mussolini è salito al potere costituzionalmente, legalmente, il 30 ottobre 1922, quando il re gli consegna l'incarico di governo. In questa slide vi faccio vedere il primo governo di Mussolini. E possiamo immediatamente notare una cosa importante. A sinistra e a destra di Mussolini, in questa foto, ci sono due uomini piuttosto importanti. Si chiamano Armando Diaz e Paolo Town di Revel. A sinistra di Mussolini sia di Revel, a destra di Mussolini sia Diaz. Di Revel forse è più sconosciuto, invece Armando Diaz, ne abbiamo parlato anche nelle lezioni in classe, Armando Diaz è generale, sotto la cui guida l'esercito italiano raggiunse la vittoria nella prima guerra mondiale. Armando Diaz era un uomo veramente molto importante all'epoca, era chiamato Duca della Vittoria. Era un uomo tenuto in grandissima considerazione ed era un uomo estremamente fedele al re. Così come estremamente fedele al re era Paolo Town di Revel. Ragionando da storici, quindi, che cosa ci fanno due fedelissimi del re accanto a Mussolini nel suo primo governo? Sono lì per un motivo, e il motivo è tenerlo d'occhio, tenerlo sotto controllo. Il re, infatti, quando affida a Mussolini l'incarico di governo, 30 ottobre 1922, pone una condizione. Questa condizione è che nel governo Mussolini accogliesse due uomini del re, che il re aveva già scelto. Armando Diaz viene assegnato al Ministero della Guerra, e Paolo Town di Revel, che viene affidato alla Marina. Questo avvalora la tesi che abbiamo detto nella scorsa lezione, ovvero perché il re non intervenne durante la marcia su Roma. Probabilmente il re era davvero convinto di poter controllare i fascisti. Il re con questa mossa ci sta dicendo che non si fida totalmente di Mussolini, e a dire la verità questa fiducia non si genererà mai in Vittorio Emanuele III. Il re e Mussolini per tutta la durata del fascismo non si stavano per nulla simpatici. Il re ci sta dicendo che non si fida di Mussolini e che vuole tenerlo sotto controllo. Che ha dato l'incarico a Mussolini, ma che lo vuole tenere sotto controllo. Ecco che gli affianca questi due suoi leali uomini. E questa è una caratteristica della fase legalitaria, ovvero Mussolini in questa fase legalitaria tra il 1922 e il 1924
non ha ancora quel potere che poi si andrà pian piano a costruire nel corso degli anni. Non è ancora il dittatore assoluto d'Italia, è un presidente del Consiglio. Un presidente del Consiglio che si trova in minoranza, perché ricordiamo che il Parlamento è ancora il Parlamento del 1921, i fascisti sono 35, i socialisti sono 123. Il Partito Popolare Italiano sono 108, quindi i fascisti sono veramente in minoranza in Parlamento, non possono muoversi come vogliono. Certo, minacciano l'utilizzo della violenza, minacciano l'utilizzo della forza, ma Mussolini, per sua stessa dichiarazione nel discorso del bivacco, aveva rinunciato a voler utilizzare la violenza. Mussolini in questa fase vuole governare in maniera legale, tra virgolette, vuole rispettare le leggi del regno, almeno sostanzialmente. Quindi lui si trova in minoranza, la democrazia è ancora funzionante, quindi non può muoversi come vuole. È costretto infatti a fare quello che si chiama governo di coalizione. Vuol dire che i fascisti non sono abbastanza potenti in Parlamento, sono solo 35, non sono abbastanza potenti per fare un governo da soli, hanno bisogno di avere il sostegno anche degli altri gruppi parlamentari. Quindi si fa un governo di coalizione in cui i componenti non sono solo fascisti, ma vi sono anche esponenti degli altri partiti. E questo è tipico solo della fase legalitaria, perché nella fase totalitaria prima si fa un governo di soli fascisti, un Parlamento di soli fascisti, e poi non si tengono più neanche le elezioni. Quindi in questa fase il potere di Mussolini è piuttosto limitato, potremmo dire. È un potere di un presidente del Consiglio in minoranza, parte di un governo di coalizione, di un governo neanche troppo stabile. E ricollegandoci a quanto abbiamo detto prima, notiamo un'altra cosa molto importante. Il fatto che il re abbia imposto a Mussolini di coinvolgere Diaz e di Revel ci fa notare un'altra cosa, non solamente che il re non si fidava di lui e che lo voleva controllare, ma il fatto che il re rimane superiore a Mussolini. Mussolini è un semplice presidente del Consiglio, al di sopra di lui c'è il re, e questo vale per tutta la durata del fascismo, anche durante la fase totalitaria imperialistica, fino alla fine del fascismo nel 1943, il re sarà sempre al di sopra di Mussolini, ed è per questo che Mussolini non riuscirà mai a instaurare una dittatura, possiamo dire, completa in Italia, come farà Hitler in Germania, come ha fatto Stalin in Unione Sovietica. Perché al di sopra di Mussolini ci sarà sempre il re, e vi dirò di più, vi sarà sempre anche la presenza del Papa. Parliamo dei provvedimenti del governo fascista durante la fase legalitaria. Iniziamo col dire che non vi è un solo modo di instaurare una dittatura in un paese. Abbiamo visto per esempio il caso dell'Unione Sovietica. Lenin e Stalin cancellano il governo precedente, il governo degli zar, e instaurano un governo completamente nuovo. Un governo in cui impongono poi la propria dittatura. Non è però tuttavia l'unico modo di instaurare una dittatura, vi è un altro modo, e questo è il modo di Mussolini e il modo di Hitler, ovvero procedere per via legale. Cosa significa procedere per via legale? Vuol dire andare ad erodere piano piano la democrazia del proprio Stato tramite l'approvazione di leggi, e piano piano tramite quelle leggi introdurre la dittatura. Hitler e Mussolini diventano il primo ministro del proprio Stato, introducono delle leggi che vanno a erodere pian piano la democrazia, ovvero tolgono il potere agli altri partiti, tolgono libertà di opinione, di espressione, e delle leggi che danno il potere in mano solamente a loro. Questo farà Mussolini, questo farà Hitler. Mussolini, fin dal primo momento in cui è al governo, fin dall'inizio della fase legalitaria, inizia ad agire tramite le leggi per cambiare la nazione e renderla la propria nazione fascista. L'obiettivo ultimo di Mussolini è far sì che fascismo e Regno d'Italia si fondessero in un'unica cosa. Parlare di fascismo e parlare d'Italia sarebbe dovuta essere la stessa cosa. Quando uno doveva pensare all'Italia, doveva immediatamente collegarla al fascismo, non ci doveva più essere differenza. Lui voleva che le leggi fasciste fossero le leggi del Regno d'Italia. Raggiungere una dittatura, un potere assoluto tramite le leggi. E vi anticipo, questa fusione non avverrà mai totalmente, perché sopra Mussolini vi sarà sempre il re. Avviene invece in Germania. Hitler fa la stessa identica cosa, parlare di nazismo era come parlare di Germania, non poteva che essere altrimenti. Ora, cosa fa Mussolini in questa fase legalitaria? Innanzitutto, Mussolini in questa fase si impegna per normalizzarsi. Cosa significa normalizzarsi? Essenzialmente Mussolini vuole spegnere le componenti più violente del movimento fascista. Vi erano tanti squadristi, ne abbiamo parlato nella lezione precedente, tanti squadristi, tanti RAS, che erano fortemente radicalizzati, avevano un potere pari a Mussolini in certi casi. Mussolini non era il capo assoluto del fascismo, vi erano anche questi RAS che condividevano il potere con lui, vi erano alcuni RAS fortemente radicali
che non erano contenti di come era andata la marcia su Roma. Loro avrebbero voluto che le cose si fossero risolte in maniera molto più violenta, molto più radicale. Volevano abbattere completamente la democrazia e instaurare un governo completamente fascista. Mussolini tuttavia non aveva voluto fare questo, lo abbiamo sentito nel discorso del bivacco. Lui vorrebbe normalizzarsi, spegnere le componenti più violente di questo movimento fascista. Mussolini vuole presentarsi non come il rivoluzionario violento che si è preso il potere con la forza, ma vuole rappresentarsi come il restauratore dell'ordine e della pace in Italia. E questo è molto importante. Quindi per fare questo deve smorzare i toni più violenti dei RAS più radicali. Per fare questo procede a un'epurazione. Epurare vuol dire purificare, se vogliamo. Nel contesto politico vuol dire eliminare i propri oppositori. Mussolini procede a un'epurazione dei RAS più radicali. In questo modo Mussolini inizia a risolvere un problema che lo accompagna fin dall'inizio del fascismo, ovvero appunto il fatto che non ne è il capo assoluto. Andando a eliminare i RAS più radicali, Mussolini si impone sempre di più come unica guida, come unico capo del movimento fascista. Ed è un processo che si compie nel 1924, lo vediamo dopo. Ora, quali sono le leggi e gli organi che istituisce Mussolini durante questa prima fase legalitaria? Allora, li elenchiamo brevemente. Il Gran Consiglio del Fascismo, la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, MVSN, la riforma dell'istruzione chiamata riforma Gentile e la legge elettorale chiamata legge Acerbo. Questi sono i provvedimenti più importanti di questa fase legalitaria. Andiamo ad analizzarli uno a uno. Dunque, 1922, dicembre 1922, viene istituito per legge, non a caso per legge, il Gran Consiglio del Fascismo. Il Gran Consiglio del Fascismo è un organo composto dai gerarchi più vicini a Mussolini. Questo organo ha il compito di essere un anello di congiunzione tra il Partito Nazionale Fascista e il governo del paese. Ovvero possiamo dire che tra il partito, tra il PNF e il governo del paese, si andava a formare un anello di congiunzione che era il Gran Consiglio del Fascismo. Lo scopo finale di questo Gran Consiglio del Fascismo era appunto realizzare questa fusione tra governo d'Italia e Partito Nazionale Fascista. Con l'esistenza del Gran Consiglio del Fascismo, parlare di fascismo e parlare di governo era la stessa identica cosa. E contate come ultima cosa, il Gran Consiglio del Fascismo è l'istituzione che nel 1943 voterà la sfiducia a Mussolini. Mussolini verrà tolto dal suo incarico, destituito nel 1943, 25 luglio 1943, proprio dal Gran Consiglio del Fascismo. 1923. Nel 1923 viene creata la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, MVSN, in acronimo. La potremmo descrivere come una sorta di esercito parallelo. Il Regno d'Italia aveva il suo esercito regolare, ma i fascisti, il PNF, aveva un suo esercito parallelo, un suo esercito potremmo dire privato, che era appunto la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Lo scopo di questo esercito era reprimere ogni oppositore al fascismo e promuovere, proteggere l'ideologia fascista. È un'istituzione molto importante perché, detto in parole semplici, i fascisti si dotano di un esercito per eliminare tutti i loro avversari. Un esercito che viene creato per legge, quindi per legge del Regno d'Italia, uno dei partiti in Parlamento è autorizzato a costruirsi un esercito personale per eliminare tutti i loro avversari. Capite perché ho detto prima erosione della democrazia? Pian piano per legge si stanno istituendo delle norme che vanno a dare tutto il potere al PNF e vanno a eliminare pian piano la democrazia dal paese. È un esercito appunto personale, un esercito privato, in cui i componenti avevano uno stipendio, un esercito in cui le cariche erano chiamate come quelle dell'antica Roma, c'erano per esempio i centurioni. È importante notare quindi come il fascismo opera grandissimi richiami all'antica Roma, grandissimi richiami al periodo dell'impero, periodo in cui l'Italia è stata al centro del mondo. Già il fatto che Mussolini si farà chiamare duce, dux in latino vuol dire generale, il saluto romano che fanno i fascisti, il fatto che impongano per scrivere la U di utilizzare non la nostra U, ma la V come i romani. Questo è tutto nell'ottica di un richiamo all'antica Roma. Parliamo ora della riforma dell'istruzione. La riforma dell'istruzione è una componente molto importante perché, ricordiamo, per creare una dittatura, per creare un regime dittatoriale, è essenziale l'istruzione. L'istruzione dei giovani è un'arma potentissima in mano ai dittatori, perché si istruiscono i futuri soldati di domani. E inculcando nei giovani l'ideologia che il duce ha sempre ragione, il Führer ha sempre ragione,
Il compagno Stalin ha sempre ragione, cresceranno come fedeli servitori, appunto, del proprio dittatore. La riforma dell'istruzione viene chiamata riforma Gentile, viene così chiamata dal nome del ministro dell'istruzione Giovanni Gentile, che era un importante intellettuale dell'epoca. La riforma Gentile è così importante che rimane uno dei pilastri del sistema educativo italiano fino alla riforma Gelmini, e la riforma Gelmini è del 2008. Dunque, che cosa va a istituire la riforma Gentile? Innanzitutto, un mondo della scuola basato sulla centralità del liceo. Nella riforma Gentile il liceo era l'unica scuola che permetteva di poter passare all'università, cosa che oggi non avviene, naturalmente. Se andate a fare un professionale o un tecnico, potrete comunque andare all'università. Avrete semplicemente bisogno di, tra virgolette, un'abilitazione, un esame di abilitazione per passare all'università. La dico in maniera molto, molto terra terra. Quindi un mondo scolastico basato sulla centralità del liceo. Il liceo, nella riforma Gentile e per molto tempo, è stata la scuola, tra virgolette, più importante all'interno del sistema educativo italiano. Il secondo punto, il valore di legge del titolo di studio. Valore di legge del titolo di studio vuol dire che il proprio titolo di studio, diploma di maturità, diploma di terza media, laurea, eccetera, hanno un valore legale. Significa che hanno lo stesso valore di un documento prodotto da un giudice, per esempio. Ma i punti più importanti della riforma Gentile, che sono punti che vi toccano da vicino, sono l'introduzione degli esami di Stato. Gli esami di Stato, così come li conosciamo oggi, vengono introdotti dalla riforma Gentile, e a questi esami di Stato possono partecipare anche le scuole paritarie, cioè le scuole non statali, non appartenenti allo Stato, ma le scuole private, potremmo dire, scuole private che all'epoca erano soprattutto cattoliche. Prima di allora non potevano partecipare agli stessi esami delle scuole pubbliche, adesso sì, e l'esame che vale per tutto, appunto, è l'esame di Stato. E infine, altro punto che vi tocca da vicino, l'introduzione della religione cattolica nelle scuole. Con la riforma Gentile si apre l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. È un punto molto importante perché, ricordiamo, non correva buon sangue tra il Papa e lo Stato italiano. Fin dal 1870, quando gli italiani conquistarono Roma, il Papa si considerò prigioniero dello Stato italiano, non riconobbe mai lo Stato italiano, invitava addirittura i cristiani a boicottare lo Stato italiano. Ora si ha, durante l'epoca fascista, un riavvicinamento dello Stato e della Chiesa, che culmina nel 1929 con i patti lateranensi, lo vediamo nelle prossime lezioni, con il quale però viene creato, vi anticipo, lo Stato del Vaticano. Uno dei punti più importanti di questo riavvicinamento, appunto, nella riforma Gentile, l'introduzione della religione cattolica nelle scuole. Andiamo però a parlare di uno dei più importanti provvedimenti di questa fase legalitaria, la legge Acerbo. La legge Acerbo, introdotta nel 1923, che cos'è? Una legge elettorale, una legge che stabilisce come funzionano le elezioni. Poco fa dicevo che questo governo fascista, questo governo della fase legalitaria, non è un governo chissà quanto stabile, perché i fascisti sono in minoranza, i fascisti sono solamente 35. Si cerca ora di dare rimedio con la legge Acerbo. Qual è lo scopo ultimo della legge Acerbo? Dare una grande maggioranza ai fascisti in Parlamento, in modo che, detto in maniera semplice, possano fare quello che vogliono, perché nessuno ha la forza democratica, la forza parlamentare di fermarli. Come funziona questa legge Acerbo? La legge Acerbo stabilisce che chi nelle prossime elezioni avrebbe ottenuto il 25% più uno dei voti, in questo in termini tecnici si chiama maggioranza relativa, chi avesse ottenuto la maggioranza relativa, il 25% più uno dei voti, avrebbe automaticamente ricevuto i 2/3 dei seggi parlamentari. Questo viene chiamato in gergo tecnico premio di maggioranza. È una norma che serve per dare stabilità al vincitore di un'elezione. Vi faccio un esempio. In una situazione senza premio di maggioranza, un partito che ottiene il 25% più uno dei voti non ha grande stabilità, perché il 25% è un valore veramente molto basso. Oggi in Italia, per esempio, per fare un governo serve un 40%, il partito da 25% deve per forza allearsi con qualcuno in maniera tale che quel 25 diventi un 40, 41, 42, 50%. Solamente in quella maniera si può costruire un governo. Con il premio di maggioranza, però, quel partito vincitore del 25%, invece di ottenere appunto un 25%, ottiene 50-60%. Questo è un premio di maggioranza veramente molto elevato. In quella maniera il partito non ha più necessità di allearsi con nessuno, ma può fare un governo da solo, è un partito fortemente stabile. Questo succede anche con la legge Acerbo. È una legge Acerbo che istituisce un premio di maggioranza elevatissimo, perché da un 25% si passa a un 66%. Lo scopo ultimo qual era? Il fatto che i fascisti sapevano benissimo che avrebbero vinto loro nelle prossime elezioni, perché avrebbero operato con la violenza,
per farsi votare e quindi puntavano ad avere il 66% dei voti in Parlamento in modo tale appunto da fare ciò che volevano senza che nessuno li potesse fermare. Questa legge Acerbo viene approvata e si stabilisce di utilizzarla per le elezioni di aprile 1924. Tenete bene in mente questa data, 6 aprile 1924, che i fascisti faranno di tutto con la violenza, con le minacce, per far votare il loro partito. E ci sarà un uomo solo, che avrà il coraggio di denunciare questa situazione di brogli elettorali. Brogli elettorali vuol dire imbrogliare alle elezioni. Un solo uomo avrà il coraggio di alzarsi e condannare i fascisti per quello che stanno facendo. Questo uomo si chiama Giacomo Matteotti. Ora, come vanno le elezioni del 6 aprile 1924? I fascisti in queste elezioni si presentano all'interno di una lista che viene chiamata Lista Nazionale. All'interno di questa lista fanno parte i fascisti e tutti i loro alleati. Lo scopo era ottenere almeno il 25% più uno dei voti, così, grazie alla legge Acerbo, questa lista avrebbe ottenuto il 66% del Parlamento. Queste elezioni, le elezioni del 6 aprile 1924, si svolgono in un clima di estrema tensione. Sono delle elezioni in cui i fascisti intervengono appunto con la violenza o con le minacce, intervengono in tutta Italia per far sì che non si votassero i loro avversari, ma si votasse il proprio partito. Ecco quindi, per esempio, che i fascisti impediscono ai socialisti di votare, obbligano le persone a non mantenere il segreto del proprio voto, che è un diritto fondamentale. Il voto è segreto anche ai giorni d'oggi, il voto è segreto. I fascisti invece obbligavano le persone a votare alla luce del sole, non nella cabina elettorale, per esempio, ma davanti a tutti. E se non era il PNF ad essere votato, si interveniva con la violenza, oppure addirittura non venivano conteggiate le schede che non recavano la X sul PNF, si faceva vera e propria violenza psicologica su tutti coloro che andavano a votare perché votassero il PNF. Sono delle elezioni che non sono assolutamente libere. Qual è il risultato di queste elezioni? Se elezioni del 6 aprile 1924, anche senza applicare la legge Acerbo, la Lista Nazionale ottiene quasi il 66% dei voti. Il Parlamento al 66% è in mano ai fascisti. È un risultato assolutamente eccezionale. Senza premio di maggioranza, si arriva comunque al 66% dei voti, i fascisti hanno in mano i due terzi del Parlamento, vi è un uomo che contesta fortemente la validità di queste elezioni. Il 30 maggio 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti si alza in Parlamento e tiene un discorso. In questo discorso denuncia le violenze dei fascisti, denuncia i brogli elettorali, chiede al re di intervenire e chiede che le elezioni vengano annullate e che si possa votare nuovamente. Vi ho preparato la trascrizione di questo discorso, un discorso molto lungo, non lo leggiamo tutto, ma ve lo vorrei fare, a dire la verità, sentire. Che io sappia non esistono registrazioni del discorso di Matteotti, tuttavia esiste una bellissima interpretazione di un film. Questo film è del 1973, si chiama Il delitto Matteotti, in cui Giacomo Matteotti è interpretato dall'attore Franco Nero. L'interpretazione di Franco Nero è veramente molto ben fatta, poi ve la faccio sentire, perché esprime esattamente qual era il clima all'interno del Parlamento durante il discorso di Matteotti. Sentiamo ora l'interpretazione del film. È un discorso un po' lungo, ma io vi consiglio di guardarlo tutto. È un'interpretazione veramente magistrale, sia da parte dell'attore di Matteotti, ma anche dalla parte degli attori dei fascisti, perché dà veramente l'idea di cosa si viveva in Parlamento. Se tuttavia volete saltare il video, vi lascio il link in descrizione per poter procedere oltre. È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso. È una provocazione! La giunta delle elezioni ci ha proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione. E cioè, che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti, anche di più, non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i due terzi dei posti che le sono stati attribuiti. Basta, la finisca! Ma che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti? Voi fascisti rovinate l'Italia! Sì! E questo sarebbe il nuovo Parlamento italiano. Voi volete ridurlo a un mercato!
Le elezioni, secondo noi, non sono valide. Buffone! Buffone! Fate silenzio! Lasciate parlare l'onorevole Matteotti! In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se... Con la forza! Anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà! Ma hanno votato 8 milioni di italiani! E 2 milioni di voti che hanno preso le minoranze, dove le mette? Potevate fare la rivoluzione! Se hanno votato per voi 2 milioni, potevano farlo anche gli altri! Esiste una milizia armata! Discolta la milizia, La milizia non si tocca! Una milizia di parte che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente... Erano i Balilla! È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla. Per voi hanno votato solo i disertori! In guerra dove eravate? Imboscati! C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento! Signor Presidente, ella forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Bravo! Bravo! Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile! Matteotti, sia breve e concluda! L'onorevole Gonzales, al quale fu impedito di tenere a Genova un comizio pubblico, diramò degli inviti per una conferenza privata. I fascisti invasero la sala e a bastonate impedirono all'oratore di aprire bocca. A Napoli, alla conferenza che doveva tenere il capo dell'opposizione costituzionale, l'onorevole Amendola... Ma che costituzionale? Sovversivo come voi! Vuol dire che il termine sovversivo ha molta elasticità. Siete d'accordo tutti? All'onorevole Amendola fu impedito di tenere la sua conferenza per la mobilitazione di corpi armati, i quali intervennero nella città. Proprio così, onorevole Mussolini, le verità vi scottano! Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Per paura! Avete sempre paura! Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate! Sempre per la paura! Sì, paura! Come nella Sila quando c'erano i briganti! Avevamo paura! Incidenti! Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo! Ha finito! Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni! Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno! Riferisco soltanto dei fatti! Ho diritto di essere rispettato! Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente! Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Bravo! Bene, parli, parli pure! Onorevoli deputati, per favore! Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi... E in qualche regione, fino al 100% dei casi, tutto il seggio era fascista! Qui si insulta il governo! Il Parlamento! Non possiamo tollerarlo! Farinacci! Vergognati! La democrazia è un bene inestimabile! Che voi volete offuscare! Serpi di Mosca! Fuori dal Parlamento! Andate a Mosca! Andate a Mosca! Traditori della mafia! Antinazionali! Dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Viva la libertà! Non
continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza. Ora, con questo discorso Giacomo Matteotti ha messo in gioco la propria vita. Nell'interpretazione di Franco Nero lo si vede proprio all'inizio. Matteotti sembra alzarsi, sembra di sapere che in quel momento sta mettendo in gioco la propria vita, che in quel momento ha segnato la sua condanna. Eppure, in nome della libertà si muove lo stesso. Cosa succede a Matteotti nella realtà? Il re non interviene per contestare la validità delle elezioni. Pochi giorni dopo il suo discorso, Matteotti viene rapito dai fascisti e viene ucciso. Il suo corpo viene ritrovato 3 mesi dopo. Questo fatto, importantissimo, viene chiamato delitto Matteotti. L'uccisione di Giacomo Matteotti segna una svolta all'interno della storia d'Italia. Per la prima volta un deputato parlamentare viene rapito dai suoi oppositori e viene ucciso. Questo segna anche la morte, metaforicamente, della democrazia. L'uccisione di Giacomo Matteotti apre per i fascisti la più grande crisi della loro storia fino al 1943. È una crisi fortissima per il fascismo, una crisi per Mussolini, una crisi per il movimento stesso, in cui il fascismo arriva ad un passo dalla destituzione, dal crollo. Ed è qui che si manifesta per la seconda volta la possibilità per Vittorio Emanuele III di intervenire. Vittorio Emanuele III ha il potere di revocare i ministri, ha il potere di togliere il potere a Mussolini, scusate il gioco di parole. Ma ancora una volta Vittorio Emanuele III non interviene. Per la seconda volta dal 1922 Vittorio Emanuele III non interviene, la crisi si risolverà. La crisi si risolve e Mussolini ne esce fortemente rafforzato. Bene, concludiamo la nostra lezione di storia parlando appunto di questa crisi e della sua risoluzione. L'uccisione di Matteotti segna l'inizio di una crisi fortissima per il regime fascista. Non è mai stata fatta chiarezza su quell'assassinio, però era chiarissimo che fossero stati fascisti ed era chiarissimo che Mussolini fosse stato coinvolto. In questo momento il fascismo è diviso in due. Ci sono i fascisti più radicali, quei RAS più radicali di cui parlavamo all'inizio, che vorrebbero cogliere l'occasione per fare una seconda rivoluzione fascista. Vorrebbero compiere una seconda marcia su Roma, vorrebbero cogliere questa occasione per eliminare tutti i loro oppositori. Era una posizione, per esempio, fortemente voluta dal RAS di Cremona, Roberto Farinacci. Mussolini, tuttavia, era contrario. Da una parte quindi i fascisti sono in fibrillazione, dall'altra parte l'opposizione, i socialisti eccetera, l'opposizione ai fascisti vuole reagire nei confronti di questo assassinio e quindi decide di protestare rifiutandosi di entrare in Parlamento, rifiutandosi di svolgere il loro compito parlamentare. Escono dal Parlamento e formano, possiamo dire, un controparlamento, formano un secondo Parlamento. Questo fatto viene chiamato secessione dell'Aventino. Secessione vuol dire uscire da qualcosa. Perché secessione dell'Aventino? Questo richiama quello che accadde nel 494 a.C. a Roma. A Roma, nel contesto delle lotte fra patrizi e plebei, i plebei a un certo punto si ritirarono sul colle Aventino, uno dei 7 colli di Roma, e si rifiutarono di scendere dall'Aventino finché i patrizi non avessero approvato delle norme che andassero a riconoscere dei diritti ai plebei. La stessa cosa fa l'opposizione ai fascisti nel 1924. Escono dal Parlamento, si rifiutano di partecipare al Parlamento e costruiscono una sorta di contro-Parlamento. Lo scopo di questo gesto è provocare l'intervento del re. L'opposizione sta dicendo al re che si è in una situazione gravissima, che lui è l'unico che può intervenire a ristabilire l'ordine e cercano di provocare questo intervento. Ma come abbiamo detto prima, Vittorio Emanuele III non interviene. Anche qui non conosciamo le motivazioni del re, probabilmente voleva evitare una guerra civile, probabilmente era convinto di poter tenere sotto controllo i fascisti, in ogni caso il re non interviene. E quindi la secessione dell'Aventino è un'arma a doppio taglio, perché il Parlamento va avanti anche senza opposizione. Il Parlamento in questo momento va avanti anche senza opposizione, e se l'opposizione non c'è, vuol dire che in Parlamento a votare le leggi ci sono solamente i fascisti, che quindi votano tutte le leggi a loro congeniali. Ecco perché è una lama a doppio taglio. La crisi si risolve il 3 gennaio 1925. Il 3 gennaio 1925 Mussolini, in un famoso discorso,
un discorso molto simile al discorso del bivacco, si assume tutta la responsabilità del delitto Matteotti. È una mossa di grande abilità politica, perché con questo discorso Mussolini risolve due problemi: mette a tacere l'opposizione e mette a tacere tutti i suoi avversari all'interno del partito fascista, tutti quei RAS che avevano un potere pari al suo, eccetera. In questo discorso Mussolini li vuole azzerare, così come vuole azzerare tutta l'opposizione. È un discorso appunto di grande abilità politica, è un discorso molto violento. In questo discorso Mussolini si assume tutta la responsabilità del delitto Matteotti, chiede al Parlamento se c'è qualcuno che lo vuole mettere in accusa. Articolo 47 dello Statuto Albertino: il Parlamento può accusare i ministri del re. In questo discorso prima Mussolini chiede se c'è qualcuno in quest'aula o al di fuori dell'aula che vuole utilizzare l'articolo 47. E dopo che nessuno ha risposto, Mussolini interviene in maniera decisa, forte, violenta, contro il Parlamento stesso. Egli si assume tutta la responsabilità del delitto Matteotti, minaccia fortemente di scatenare la violenza fascista e gli dice proprio: vi sono coloro che credevano che il fascismo fosse finito perché io lo contenevo e gli tarpavo le ali, potremmo dire, ma se io impiegassi la centesima parte della forza che uso per contenerlo, per scatenare la sua violenza, allora vedreste. Questo dice Mussolini, minaccia apertamente di scatenare la violenza fascista. E dice ancora: mia è la responsabilità di quello che è successo, politica, storica e morale. Mio è stato il fascismo, mia è la responsabilità. Vedete, con questo sta dicendo che è lui il capo del fascismo, che i RAS e tutti coloro che sfidano il suo potere all'interno del fascismo non valgono nulla perché è lui l'unico capo, il solo capo del fascismo. È lui il duce, gli altri devono solamente obbedire. Capite perché ho detto grande abilità politica? Perché in un solo discorso lui sta mettendo a tacere l'opposizione, sta dicendo io minaccio di scatenare la violenza fascista, ma sta anche dicendo io sono il solo capo del fascismo. Ed è proprio grazie a questo discorso che Mussolini, da adesso, 1925, fino al 1943, diventa l'unico, il solo, l'assoluto protagonista della scena politica italiana. Con questo discorso Mussolini mette a tacere l'opposizione, mette a tacere i RAS e diventa l'unico protagonista della scena politica italiana. E così sarà appunto fino al 1943. Con il 1925, con questo primo discorso e poi con le leggi fascistissime che andremo a fare nella prossima lezione, inizia la dittatura fascista. Possiamo quindi dire, come dicevamo prima, che Mussolini esce fortemente rafforzato da questa crisi Matteotti e getta le basi per un sistema totalitario, per un sistema dittatoriale. Terminiamo questa lezione proiettando il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925. La voce di Mussolini che sentite in fondo è un'interpretazione proprio del film Il delitto Matteotti. L'articolo 47 dello Statuto dice: la Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia. Domando formalmente se in questa Camera o fuori di questa Camera c'è qualcuno che si voglia valere dell'articolo 47. Il mio discorso sarà quindi chiarissimo. Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione, è un movimento di banditi e di predoni, si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, oh signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo. Bene, terminiamo qui la nostra lezione di storia. Prossima lezione andiamo a parlare della fase totalitaria e delle leggi fascistissime.